ritardi del ciclo, diminuzione della fertilità femminile, queste alcune cose scoperte scientificamente dall'Università di Padova riguardo ai FAS che, come sapete, sono presenti nelle falde. I PFAS alterano la fertilità della donna e ritardano l'arrivo delle mestruazioni. È il risultato scioccante di uno studio condotto dal gruppo di ricerca del professor Carlo Foresta, direttore dell'unità operativa complessa di andrologia e medicina della riproduzione dell'Università di Padova. Lo studio sulle ventenni residenti tra Padova e Vicenza, nella cosiddetta area rossa interessata dalla falda acquifera contaminata dai PFAS, ha rivelato che la comparsa del ciclo mestruale arriva in ritardo di almeno 6 mesi. E che quando abbiamo indagato sulla presenza delle alterazioni mestruali, in questi ragazzi il 30% lamentava già alterazioni mestruali contro un 18-20% invece delle altre ragazze. Quindi questo è un problema molto serio, molto importante, ed è la prima volta che si dimostra il meccanismo causa-effetto di un argomento così complesso e così multifattoriale. I ricercatori hanno coinvolto 115 ragazze esposte a PFAS, probabilmente già in fase embrionale, confrontando le risposte ai questionari raccolti da 1.504 giovani donne della stessa età non esposte a questo inquinamento. I PFAS risultati in passato essere presenti nella placenta e nel cordone ombelicale, inoltre alterano le funzioni dell'utero. Feriscono con l'ormone fondamentale che crea nell'utero la possibilità che l'embrione si innesti nell'utero stesso, è il progesterone. Quando noi abbiamo valutato dal punto di vista genico e molecolare se il PFAS interferisse con l'attivazione dei geni da parte del progesterone, abbiamo trovato delle modificazioni sostanziali che dimostrano come le sostanze più importanti che in qualche modo determinano l'attecchimento dell'embrione sull'endometrio sono completamente inibite. I ricercatori hanno analizzato più di 20.000 geni dimostrando che normalmente il progesterone ne attiva quasi 300, ma che in presenza di PFAS 127 vengono alterati. Questo spiega il ritardo nella fertilità, gli aborti, le nascite pretermine o sottopeso dei neonati o patologie come l'endometriosi. La svolta di questo studio padovano sta nell'aver individuato il meccanismo che è alla base dello sviluppo di questi fenomeni. Quindi uno studio, come avete sentito, molto importante, che mette un punto fermo non da poco per quanto riguarda la ricerca su questi fenomeni. E l'attenzione naturalmente della popolazione per quello che è il trattare la terra è molto alto. Questo avviene ad esempio a Vittorio Veneto, stiamo parlando in particolare di San Giacomo di Veglia, dove un vigneto impiantato di fianco a una scuola materna è motivo di protesta. Mamme, papà, nonni si sono ritrovati in fretta e furia questa mattina fuori dalla scuola materna di San Giacomo di Veglia. Un veloce giro di messaggi nei quali si avvertiva che era iniziata la piantumazione delle barbatelle di Glera e si sono riuniti per dire no alla nascita di un vigneto nel campo confinante con l'asilo frequentato dai loro figli e nipoti. Abbiamo deciso di riunirci qui perché lo riteniamo non solo un atto contro la salute dei nostri figli, ma anche comunque un atto contro le istituzioni pubbliche. Quello che ci preoccupa è che i nostri figli possono avere un danno derivante, un danno alla salute derivante dalla deriva dei fitofarmaci che potrebbero essere utilizzati in questo vigneto. Questa è una zona F, quindi destinata a vincolo sportivo o ricreativo. Questa zona va tutelata. I bambini hanno diritto a vivere in un ambiente sano. C'è poi il timore che se il progetto dovesse andare avanti, la scuola piano piano si svuoterebbe. Già la giornata aperta che si è tenuta a gennaio, le presenze erano nettamente inferiori a quelle degli scorsi anni e noi più volte abbiamo detto che siamo disposti a spostare i nostri figli da questa struttura in un altro asilo o anche a tenerli a casa qualora non ci fosse posto, ma quello che ci dispiace è che questo quartiere San Giacomo perda un asilo che era frequentato, aveva una frequenza molto alta. Il comune sta facendo la sua parte, spiega il sindaco Roberto Tonon. Nella prima delibera di giunta di quest'anno, chiarisce, veniva data indicazione a tutti gli uffici di far sapere ai proprietari di zone F, quelle che da PRG sono deputate a strutture di interesse collettivo, che non era possibile piantumare né arboreti né vigneti, salvo ci fosse prima un convenzionamento con il comune. Una volta saputo che lì volevano farlo, parliamo ovviamente del terreno vicino all'asilo, gli uffici hanno fatto la diffida alla quale nessuno ha mai risposto.
se non una PEC arrivata ieri sera a tarda ora e che però di fatto non contesta la diffida. Visto che poi i lavori sono continuati, i nostri uffici hanno fatto anche un'ordinanza di sospensione dei lavori notificata tramite la polizia locale. E nonostante la diffida dovesse andare avanti, il comune anche oggi pomeriggio sta inviando nuovamente la polizia locale per diffidarli ulteriormente, facendo presente che l'ordinanza, qualora dovessero continuare, la situazione per loro diciamo diventa si aggrava, perché non hanno rispettato né una diffida né un'ordinanza. Intanto stasera nel Consiglio Comunale di Vittorio Veneto verrà portata la proposta di introduzione di un comma che di fatto ricalca la delibera di giunta relativa alle zone F. L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica ha fatto sì che alcuni benzinai vogliono applicare una commissione per chi la richiede. Fardello non indifferente quello che i gestori delle pompe di benzina devono portare dopo l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica. Ha comportato un aumento di costi per i gestori notevolissimo. Tanto per capirci, se un cliente fa 50 euro e chiede la fattura elettronica, il gestore ha un euro di guadagno su 50 euro e circa un euro di costo della fattura elettronica, quindi non ha alcun interesse a vendere oppure comunque lavora in pareggio o in perdita. Questo sta spingendo alcuni gestori a chiedere ai clienti uno supplemento. La richiesta che fanno i gestori, che varia da 50 centesimi a un euro e mezzo, in qualche caso 2 centesimi, è strettamente legata al costo che sostiene il gestore, quindi ogni gestore decide di sua iniziativa qual è il costo da applicare. Teniamo presente che comunque questi soldi il gestore li dichiara al fisco e quindi in ogni caso li ha in detrazione dei costi, perché i soldi sono in fattura con una voce a parte, quindi tutto quanto a luce del sole. Si poteva combattere l'evasione in modo diverso, spiega Parin, con un impatto minore per i gestori. L'obbligo di fare i pagamenti tracciati con carte di credito e banco, ma quello ci sta. Poi si poteva usare il timbro, magari inserendo una numerazione progressiva nel timbro. È possibile, conclude alla fine Parino, ovviare alla richiesta di una commissione e avanza una proposta che potrebbe però non convincere tutti. Si aumenta la benzina dell'importo necessario a coprire i costi annuali, che sono un centesimo o due centesimi, e che ovviamente il costo va anche a carico del cliente che non ha necessità della fattura, quindi diciamo che l'utente medio è quello tutelato, meno tutelato, perché comunque non recupera i costi dei carburanti. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.